Genova emergerebbe un vero e proprio comitato d'affari per la gestione del porto nell'inchiesta della procura che ha portato a 10 arresti, tra cui il presidente della regione Toti, concessioni drogate al centro delle carte processuali. Politica estera, la premier Meloni riceve il segretario generale della NATO Stoltenberg, sul tavolo l'invio di aiuti militari all'Ucraina. Consumi, a marzo vendite al dettaglio in crescita del 2% annuo in valore, ma solo di 3 decimali in volume, ripresa fragile, forte l'inflazione per le famiglie. Trasporto marittimo, report di Bimco, nel 2025 l'offerta crescerà in media del 2% più rapidamente rispetto alla domanda, previsto un indebolimento delle tariffe. Clima, Copernicus, nuovo record della temperatura media globale, nell'ultimo anno è salita a 1,61 gradi sopra la media dell'epoca preindustriale. Buonasera. Apertura dedicata ovviamente all'inchiesta delle procure di Genova e La Spezia, in particolare per quanto riguarda le attività inerenti lo scalo portuale del capoluogo ligure. Vediamo il servizio. Un vero e proprio vaso di Pandora da cui emergono scenari complessi, dalle collusioni tra mondo politico e imprenditoriale attraverso minacce e corruzioni fino al voto di scambio. Questo è il quadro dell'inchiesta delle procure di Genova e La Spezia, che ha portato all'arresto di 10 persone, tra cui il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il presidente dell'IREN Paolo Emilio Signorini e gli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli. Sullo sfondo il più importante scalo commerciale italiano, il porto di Genova, la cui gestione dalle carte processuali sembrerebbe condotta da un vero e proprio comitato d'affari. In particolare hanno destato scalpore le intercettazioni sulle modalità di assegnazione di concessioni portuali trentennali che riguardano il terminal in Fuse Genova, ma anche i progetti per il futuro. Su tutti, l'ipotesi di un ruolo centrale per il manager Signorini nelle stanze romane, per poter accompagnare la crescita del porto, quello disegnato dal nuovo piano regolatore a seguito degli imponenti finanziamenti assegnati dal PNRR. Da qui l'ipotesi di un vero e proprio comitato d'affari, capace di influenzare e guidare i processi per la gestione del polmone portuale, con un controllo che avrebbe fortemente condizionato e limitato l'attività di chi di quel comitato non faceva parte. Per quanto riguarda l'inchiesta, comunque, da domani cominceranno gli interrogatori, in primis per Paolo Emilio Signorini, mentre il governatore Toti dovrebbe essere ascoltato venerdì dagli inquirenti. La premier Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. Sul tavolo la crisi in Medio Oriente e la guerra in Ucraina, mentre prosegue l'avanzata russa nel Donbass e crescono i timori sulla tenuta della resistenza di Kiev. Centrale il tema dell'invio di nuove armi all'Ucraina, con il governo italiano che si appresta a varare, prima del G7 previsto in Puglia a giugno, il nono pacchetto di aiuti militari. Un pacchetto che dovrebbe includere il sistema di difesa aerea e antimissile a medio-lungo raggio SAMP-T e i missili terra-aria Stinger. Intanto ha preso il via oggi in aula al Senato l'esame del disegno di legge Casellati sul premierato, circa 3.000 gli emendamenti depositati dalle opposizioni. Sempre a Palazzo Madama, dopo aver partecipato ai lavori della Commissione Finanze, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha rilasciato alcune precisazioni in materia di superbonus. Gli emendamenti parlamentari di ampliamento delle deroghe non saranno presi in considerazione, ha dichiarato il ministro, aggiungendo: sarà obbligatorio spalmare i crediti su 10 anni. Ancora fragile la ripresa dei consumi in Italia. A marzo le vendite al dettaglio sono aumentate del 2% annuo in valore e dello 0,3% in volume, pressoché stabili invece i dati congiunturali. Il trend positivo su base tendenziale risulta fortemente influenzato dalla crescita delle vendite dei beni alimentari, determinata a sua volta dalle spese per le festività pasquali. Performance negativa invece per i beni non alimentari, che indica come i rincari degli ultimi 2 anni continuino a condizionare gli acquisti delle famiglie. Spostiamoci in Medio Oriente. Nessun passo avanti nei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Oggi un alto funzionario di Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Netanyahu di aver riportato i colloqui al punto di partenza. E mentre Tel Aviv ha annunciato la riapertura del valico di Kerem Shalom per l'ingresso degli aiuti umanitari, gli Stati Uniti hanno sospeso la consegna di un carico di bombe
ore dopo che le preoccupazioni espresse da Washington in merito all'annunciata offensiva su Rafah non hanno avuto seguito. Cambiamo argomento. La Terra ha appena vissuto l'aprile più caldo mai registrato, allungando la serie di 11 mesi in cui ognuno ha stabilito un record di temperatura. Gli ultimi dati diffusi da Copernicus attestano ancora una volta la crisi climatica che il pianeta sta vivendo. Vediamo. La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi, da maggio 2023 ad aprile 2024, è stata la più alta mai registrata. Ha superato di 0,73 gradi la media del trentennio 1991-2020 e di 1,61 gradi la media dell'epoca preindustriale dal 1850 al 1900. E quanto emerge dai dati del Servizio Meteo dell'Unione Europea, Copernicus. Lo scorso aprile è stato globalmente il più caldo di sempre. La temperatura media dell'aria in superficie è stata di 15,03 gradi, ovvero 0,67 gradi sopra la media di aprile del trentennio 1991-2020. Superato di 0,14 gradi, il record precedente dell'aprile 2016 è stato l'undicesimo mese consecutivo più caldo mai registrato. Aprile 2024 è stato anche di 1,58 gradi centigradi più caldo rispetto alla media di aprile dell'epoca preindustriale. L'Europa non si sta preparando un futuro blu sostenibile. Per quanto riguarda la pianificazione dello spazio marittimo in ottica di sostenibilità, l'Italia è maglia nera nella classifica insieme a Croazia, Cipro e Grecia. Luci e ombre nella fotografia scattata dal WWF sull'implementazione della regolamentazione del 2014 emanata con lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile delle economie marittime e delle aree marine, salvaguardando nel contempo gli ecosistemi marittimi e costieri. Il rapporto è impietoso per buona parte del Mediterraneo. La strategia marina dei 16 stati costieri dell'UE in larga parte carente e non allineata con gli obiettivi su clima e natura fissati dal Green Deal. Restiamo in ambito marittimo. Secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile del Baltic International Maritime Council, quest'anno è atteso un rafforzamento dell'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato del trasporto navale. Nel dettaglio si stima che l'offerta cresca in media del 2,5% nel 2024, per poi rallentare al più 2% nel 2025. Nel complesso, il prossimo anno, con l'offerta che crescerà più rapidamente della domanda, secondo BIMCO si potrebbe dunque verificare un indebolimento delle tariffe. Ci spostiamo ad Hannover, dove Continental ha presentato la quinta generazione della linea di pneumatici Conti Eco per il trasporto merci. La gamma, oltre a garantire un miglioramento fino al 12% nella resistenza al rotolamento e un aumento fino al 10% nel chilometraggio rispetto ai due prodotti precedenti, si adegua alle linee normative europee in tema di sostenibilità ambientale. I Conti Eco di quinta generazione infatti soddisfano anche i requisiti della tassonomia UE per le flotte, consentendo di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sia nelle operazioni regionali che a lunga percorrenza. Questa sera, quarto ed ultimo speciale di Alice Channel dedicato al racconto giorno per giorno dell'edizione 2024 di Letexpo. Telecamere accese sui protagonisti dell'Italia in movimento, aspettando il prossimo evento di Alice a Piazza di Siena. Noi vi lasciamo con un teaser di lancio del video integrale che sarà online su tutti i nostri canali web e social a partire dalle 21. Grazie per l'ascolto, appuntamento a domani. Buona serata.
gli obiettivi te li devi porre sempre più ambiziosi, perché bisogna cercare di non accontentarsi mai, perché non bisogna fermarsi, soprattutto quando uno ha la forza, mi auguro, le capacità per portare un progetto avanti come Alice è. Far bene e continuare a far bene è uno stimolo, è una grande carica di energia per tutti noi. Questo settore, il mondo della logistica, del trasporto e dei servizi, può contare su Alice.